Allora, dicevo, questo io ho messo insieme tre cose che mi piacciono molto, il teatro, il cinema e la letteratura. Però, e ritorno su qualcosa su cui ero già andato, il rapporto tra la solitudine di un creatore e il contesto in cui si muove. In un momento mai mi è capitato di farlo appunto per il mio primo film, il manoscritto del Duce, perché era l'incontro tra una certa materia creativa e l'autore di Alberto Paolo, Massimo Caruso. Quindi, come se adesso io ho sempre detto che mi piace il cinema del Roma adesso, ecco, come se fosse stata un'occasione per me. Perché proprio a partire dalla poetica di Pinandello, cioè un autore che ha così tanto riflettuto sulla foto di suoi personaggi, appunto da fare una bella cosa. Quindi non solo in sei personaggi, ovviamente tutto l'arrivo, ma anche in certe novelle, penso, a colloquio con i personaggi, l'ossessione che Pinandello ha avuto per questo rapporto esterno. E ovviamente implica anche per chi deve, diciamo, fare la materia di racconto, e quindi per il regista, un certo tipo di impegno sul piano del linguaggio. Quindi a cominciare proprio dal tono, perché questo è un film che non sulla carta deve essere dobbiamo fregare oggi la gente di Pinandello, diciamo, così come sta, o così come va il mondo, dico, a me interessa, ma non penso che... Quindi, da un certo punto di vista, io penso che sia scattato qualche cosa con il mondo, cioè, a partire dal fatto che questa mia ipotesi aveva a che fare con la frequentazione di una certa Sicilia, che Pinandello ha continuato a estrarre dai suoi anni giovanili. Cioè, Pinandello è stato un uomo che è europeo, perché se n'è andato a un certo punto da Agrigento, se n'è andato addirittura in Germania, ha fatto studi di filosofia, studi di filologia, è stato un grande intellettuale, oltre che uno scrittore. È stato un uomo in polemica con Benedetto Croce, cioè, è stato un uomo consapevole, non è uno scrittore. Allora, diciamo, quello che secondo me è scattato è proprio il fatto che Pinandello dalla Sicilia ha portato una sicurezza, una certezza. Il fatto che nella vita la combinazione di comico e tragico è una chiave di accesso. Poi c'è anche un mio disgregato, il fatto di come dire, una sorta di relativismo che va di pari passo da quello che poi immagina Einstein, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sostanzialmente c'è anche questa visione di un fatto comico e tragico che convivono a distanza di così. E questo dà un tono da che si sposa con la scelta di casa che fa. E da lì poi nasce tutto. Che non si sposa se si dice, no, prova, no. È una scelta anche rischiosa sulla casa. No, poi il risultato è quello che è davanti ai nostri occhi e di là è una scelta geniale, però poteva anche non essere. Devo dire che è anche una scelta coraggiosa per i due attori, perché se voi guardate alle esperienze che noi abbiamo nel cinema, i comici che hanno successo di questo tipo, che hanno un rapporto così importante con il pubblico, difficilmente lasciano. Sempre stato così. Quindi ci vuole una dose di coraggio, di audacia, la voglia di sperimentare strade diverse e quindi non fare tanto che sempre bene, insomma, sempre il migliore per affrontare queste questioni. Non sempre le situazioni ti mettono in condizione
di prescindere dai calcoli. Però quando succede è sempre una cosa liberatoria, che magari non porta bene in questo caso. È lecito che qualcuno veda queste due creature come creature che andando a elaborare complessivamente e che rimangono in questo teatro come i prigionieri della sua immaginazione, come i sei personaggi, cioè in questa specie di limbo che andando, quindi non tanto della fantasia del artista, cioè sono prigionieri della rete di andando che li ha evocati, e anche lei cito però una lettura in cui sono due persone, Nofio e Bastiano, che è veramente in contatto e che, con cui è nato un rapporto di amicizia e di prima. Quindi io non autorizzo nessuna delle due.